Eccoci in studio, allora saluto subito il nostro ospite Giorgio Soria del Movimento 5 Stelle. Buonasera Soria. Buonasera a voi, buonasera. Sono tanti gli argomenti dei quali parlare con lei perché il Movimento 5 Stelle dà sempre numerosi spunti, come numerosi spunti offre il mondo politico, anche e soprattutto il documento di programmazione economica e finanziaria del governo che voi contestate. C'è stata la trattativa anche. L'audizione del Presidente Napolitano nel processo sulla trattativa Stato-mafia, anche qui sono tornate le critiche al Capo dello Stato che voi avete mosso in tanti momenti di questa legislatura. Prima di parlare con lei vediamo una scheda un po' su quello che è il momento del Movimento 5 Stelle. È passato solo un anno e mezzo, ma sembrano molto più lontani i giorni in cui il Movimento 5 Stelle, forte del suo 25% alle elezioni politiche, veniva chiamato alle consultazioni da Pierluigi Bersani. Oggi il partito fondato da Beppe Grillo affronta un periodo difficile, fatto di dissidi interni e scelte spesso criticate dal popolo della rete. Dopo i primi allontanamenti condivisi con gli elettori, Grillo e Casaleggio hanno stretto sempre di più la morsa contro chi, all'interno del movimento, non la pensava come loro. Gli ultimi epurati in ordine di tempo sono i quattro ragazzi che hanno occupato il palco durante il grande raduno al Circo Massimo, espulsi con un post-scriptum sul blog del comico genovese. Decisione non gradita da una parte degli attivisti, che hanno duramente criticato questa scelta. Il calo del consenso inizia a farsi sentire anche in termini di voti. A Reggio Calabria il Movimento 5 Stelle è passato dal 21% delle elezioni europee del maggio scorso al 2,5% delle recentissime elezioni comunali. Il rischio è che il partito di Grillo passi dalle 5 Stelle alla scia di una meteora. Il rilancio del movimento è affidato alle critiche alla manovra economica del governo e alle istituzioni. Dopo la deposizione del presidente Napolitano per il processo sulla trattativa Stato-mafia, il deputato pentastellato Riccardo Fraccaro ha chiesto le dimissioni del capo dello Stato dichiarando: continua a gettare le istituzioni nel fango. E su questo punto nessuna voce è fuori dal coro. Ecco, questi temi dei quali parlare con lei, Soria, da dove cominciamo? Cominciamo intanto da un bilancio della vostra attività parlamentare, perché voi molto spesso dite la nostra azione continua con vigore, ma purtroppo siamo isolati. In sostanza sostenete, anche lei l'ha sostenuto, che a decidere in Parlamento non sono i ministri né i segretari di partito, sono i lobbisti. Siete dunque prigionieri di un sistema in qualche modo? Noi non siamo né isolati né prigionieri, noi siamo opposizione a questo sistema, cosa che finora in realtà in Italia non si era mai vista e la dimostrazione è quello che viviamo ogni singolo giorno, non come deputati o senatori, ma come cittadini, per la situazione imbarazzante in cui miete il nostro paese. Io volevo solo, visto che ho seguito molto attentamente il servizio. Nella nostra 3 giorni del Movimento 5 Stelle abbiamo avuto altri numeri che io vorrei ricordare, 500.000 persone che sono venute a questo grandissimo evento che abbiamo avuto per 3 giorni a Roma, un sacco di portavoce a livello comunale, regionale, nazionale, e però purtroppo, visto che il servizio di questo non ha parlato, di altre cose che fanno parte delle dinamiche di un No, gruppo momento, parlamentare. momento, Messo da Soria, parte questa momento, cosa, no, momento, un prego. secondo solo. Devo dirle che abbiamo avuto poco tempo fa un esponente del Movimento 5 Stelle, e di questo abbiamo parlato. Abbiamo parlato del fatto che siete Benissimo. riusciti, no, che siete riusciti a riempire il Circo Massimo. C'erano molti dubbi su questa vostra iniziativa, se sareste riusciti a portare una grande affluenza, e l'avete riempito. È vero. Mi consenta di dirle che oggi la notizia Prego. politica è anche un po' la difficoltà in termini elettorali che voi stesso registrate, Grillo ha detto non è uno scricchiolio, non è un allarme, però c'è stato il calo del consenso, almeno in termini comunali a Reggio Calabria. Guardi, ecco, da questo punto di vista poi, così possiamo affrontare e chiudere questa questione e poi parleremo anche dell'attualità proprio di queste ore, visto che arrivo proprio dalla Commissione Bilancio. La questione è che a livello comunale noi ci ritroviamo, ed è successo anche così a Reggio Calabria, a combattere, a essere sul territorio e, come nel caso per l'appunto di Reggio Calabria, trovare dall'altra parte persone che sono già legate molto alla politica. Nel caso per l'appunto che abbiamo citato, si parla del figlio di un sindaco, di un ex sindaco della città che
già come ex sindaco aveva dominato in un certo punto, da questo punto di vista, con le proprie risorse le elezioni nella sua città, e ci ritroviamo con un volto nuovo e giovane, ma che in realtà appartiene allo stesso sistema da cui arrivava il padre. Quindi questo fermo restando per chiarire anche come noi ci inseriamo in alcune dinamiche, in alcune logiche che purtroppo in Italia sussistono da tantissimo tempo, il e anche contesto. Questa questione della successione e del tramandarsi quasi le poltrone, che purtroppo è una questione italiana che abbiamo visto anche in altri posti, in altre regioni, in altre città. Questo da questo punto di vista è giustamente per chiarire questa certo. situazione. Un contesto, però lei capisce, un contesto, io sono sicuro che lei sì, ha a cuore il sentimento di tantissimi dei telespettatori che ci ascoltano, che oggi, più che di questo, a cui interessa penso relativamente poco, vogliono sapere cosa succede, cosa succederà nelle prossime ore, nelle prossime settimane con la legge di stabilità che stiamo per affrontare, visto che i numeri economici, occupazionali che abbiamo in Italia continuano a essere veramente molto imbarazzanti, purtroppo. 1 milione di famiglie non ha nemmeno un reddito. Cioè in nuclei familiari interi che non hanno nemmeno una persona che lavora, quindi lì io vedo anche difficoltà a dargli 80 euro perché non hanno buste paga, quindi sono quella parte della società che sono state completamente ignorate. Abbiamo il 13,4% dei nostri pensionati che vive con meno di 500 euro al mese, e anche questa parte della società non è stata nemmeno presa in considerazione. La metà totale dei pensionati, circa il 46%, vive con meno di 1000 euro al mese, quindi abbiamo situazioni particolari, abbiamo una disoccupazione che, come lei ben sa, raggiunge e supera ormai il 14%, la disoccupazione giovanile che sta per toccare livelli del 50%, quindi sono situazioni su cui bisognerebbe agire da subito. In legge di stabilità, a livello parlamentare si ha questa grandissima possibilità, che è quella della legge di stabilità, la vecchia legge finanziaria, in cui si potrebbero effettivamente risolvere alcune questioni. Purtroppo abbiamo visto le bozze nelle scorse settimane, abbiamo visto il testo definitivo che è stato pubblicato da domenica, soluzioni non ce ne sono. A questo proposito, le volevo segnalare che stiamo facendo vedere in grafica una delle frasi che viene da voi, cioè la richiesta che il documento di programmazione economica e finanziaria torni in aula perché avete definito il governo incompetente sui numeri. Sappiamo che ci sono stati in effetti ricalcoli sul documento di programmazione economica e finanziaria e che c'è stata una ampia polemica anche nei confronti del governo Renzi, tanto vero che gli stessi sindacati continuano a dire che i conti non tornano. Lo dite anche voi? Ecco, da dove bisognerebbe cominciare a far ritornare i numeri giusti nella finanziaria, come si chiamava una volta? Certo, allora il documento di economia e finanza è il documento che è di preparazione, diciamo, a quella che è poi la legge di stabilità, ossia la finanziaria. E il documento di economia e finanza è stato votato ad aprile. Poi succede che nel documento di economia e finanza votato ad aprile c'erano degli errori, c'erano delle correzioni da fare, e quindi si è votato la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, e stiamo parlando di luglio. Poi cosa succede? Succede che escono i dati dell'Istat e dimostrano al governo che le previsioni che il governo aveva fatto sulla crescita, sull'occupazione, erano tutte previsioni sbagliate, e in aula arriva il ministro Padoan a dirci che praticamente aveva sbagliato i numeri. Non soddisfatti di tutto ciò, il governo pochi giorni fa si presenta alla Commissione Bilancio nella figura del ministro Padoan a dirci che deve correggere la nota di aggiornamento che correggeva il DEF. Lei capisce che io posso avere tutta la buona volontà e buona fede di questo mondo, però questo ritarda la stabilità, ritarda proprio la discussione della stabilità in Commissione Bilancio, e dimostra che effettivamente degli errori sono stati fatti, perché se non ci fossero stati gli errori non ci sarebbero state nemmeno le correzioni che il governo deve fare, ha dovuto fare in questi giorni, in queste ore. Le chiedo, è la crisi che continua a creare difficoltà all'esecutivo o è più d'accordo con Salvini che ha detto Renzi e Padoan non capiscono nulla di economia? No, io magari
comprendendo un po' di più le dinamiche ed essendo proprio in commissione bilancio, entro un po' più nel particolare rispetto a Salvini. Ossia dico che la questione è che mettere dei dati un po' più favorevoli, un po' più vantaggiosi per il governo, è servito al governo in questi mesi per dare delle speranze. Purtroppo però false speranze, loro ne erano ben consapevoli, perché i numeri che erano in loro possesso erano diversi da quelli che poi hanno pubblicato e da quelli che poi hanno decantato. E quindi la questione era una questione mediatica, elettorale, visiva, la chiami come vuole, ma in realtà era una questione per cui loro hanno dichiarato dei numeri che in realtà erano completamente sballati, e chiunque abbia frequentato in questi mesi la Commissione Bilancio alla Camera o al Senato sapeva benissimo che erano numeri sbagliati. Noi l'avevamo detto, l'avevamo ripetuto a Padova, guardi, contro anche il nostro interesse noi eravamo andati direttamente da membri del governo a dire: signori, secondo noi state sbagliando i numeri, state sbagliando le previsioni. E alla fine non l'abbiamo detto noi, ma l'ha detto l'Istat stesso, i numeri erano sbagliati, e adesso ne abbiamo la dimostrazione, perché con il teatrino che il governo ha fatto con l'Europa hanno dovuto ulteriormente modificare questi numeri. Però, a prescindere dai numeri e a prescindere da tutte queste questioni che sono a livello parlamentare, il punto fondamentale è sapere: il pensionato italiano dal 2015 potrà avere una pensione superiore alla pensione minima, che ha in questo momento, che si aggira a 495 euro al mese, e calcoli che la soglia di povertà è dichiarata come 600 euro al mese, quindi lo Stato dà delle pensioni che sono sotto la soglia di povertà, ed è una grandissima platea di pensionati che prendono 500 o meno euro al mese. Ma poi, oltre a questi, ci sono tantissimi, abbiamo detto metà dei pensionati, che ne prendono sotto i 1000. Allora, il pensionato, secondo me, vorrebbe sapere, dal 2015, dal 1 gennaio 2015, con tutti questi lavori parlamentari, crescerà la mia pensione? Purtroppo, quello che c'è scritto in legge di stabilità è no. La risposta è no. Mi pare abbastanza evidente, anche perché i numeri, così come sono stati presentati, non hanno grandi spazi di interpretazione. Cioè, se si conferma il bonus di 80 euro, se si cerca di dare il bonus alle neomamme, poi diciamo già forse le coperture di queste due misure saranno complicate. Guardi, lei ha citato il bonus per le neomamme, chiariamo anche questa cosa: qualsiasi supporto di natura economica che venga data alle persone, non per noi è una cosa positiva. Il problema qual è? I metodi e i modi e la scelta che si fanno delle persone. Ossia, molte regioni avevano degli stanziamenti che utilizzavano proprio per dare quello che era chiamato il bonus bebè, o certo, comunque sia per il nuovo nascituro. In alcune regioni, si è raccontato anche della questione del Friuli Venezia Giulia, governata dalla Serracchiani, braccio destro di Renzi, si davano 1000 euro. Renzi cosa ha fatto? Soprattutto in Friuli Venezia Giulia ha fatto togliere questi 1000 euro per poi darne 80 al mese lui alle neomamme. C'è scritto in stabilità, vedremo come verranno applicate queste cose, perché dovranno essere tutte votate, ma quindi sembra che serva solo per intestarsi in un qualche modo. Uno storno di bilancio. La interrompo solo perché abbiamo un minuto e mezzo alla conclusione, e le volevo chiedere, visto che lei è noto anche, si è subito distinto per un duro attacco napolitano che le valse anche un procedimento quando chiamò per la famosa... Nessun procedimento. Correggere, visto, onde evitare che si crei disinformazione, capisco dove stava arrivando. Non è attualità. Quello che era successo era all'interno delle aule parlamentari della sala della conferenza stampa, ed era in merito a un paragone, visto quello che era successo su IMU Banca Italia, e non ha portato nessun procedimento o niente di tutto ciò, perché secondo me, tra le altre cose, non era offensivo, e infatti hanno fatto finta di offendersi tutti tranne il diretto interessato, che non si è nemmeno, cioè, la procura di Roma però aveva aperto, ha abbastanza saggezza da capire che non era offensivo. Va bene, comunque, su quello che sta succedendo in questi giorni, ecco, le volevo chiedere rispetto a un minuto per dirmi quello che ha pensato quando il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ha dovuto difendersi davanti ai PM che lavorano al processo sulla trattativa Stato-mafia. Voi dite da tempo, attaccate da tempo Napolitano, e dite che trascina le istituzioni del fango, si deve dimettere, questo nella sostanza. Che
Guardi, io guardando e seguendo come tutti gli altri cittadini italiani quello che è successo in questi giorni, in realtà il pensiero è stato, penso, il pensiero di tantissimi italiani, ossia un Presidente della Repubblica dovrebbe essere in un qualche modo, tra virgolette, immacolato, ossia senza, su cui non c'è nessun dubbio sul proprio operato, sia in questo caso come Presidente della Camera, perché Napolitano era stato Presidente della Camera quando c'erano stati quei fatti, sia in generale nel resto della sua carriera politica. Quindi, e in questo caso qua, avrei voluto vedere direttamente cosa rispondeva il Presidente della Repubblica, perché se giustamente, come lui vuol farci intendere, non c'aveva niente da nascondere, non io, doveva nascondere da cittadino italiano nulla. Con un Presidente della Repubblica, avrei voluto vedere direttamente le sue parole, cosa Grazie. Che non è stata permessa perché naturalmente non era trasparente al 100%, purtroppo. Grazie molte, grazie davvero a Giorgio Sorial che come sempre si è prestato al fuoco di fila delle domande di Checkpoint. Grazie ancora per essere stato nostro ospite, tra poco come sempre tutte le notizie in diretta in TGCOM 24.